Monsignor Luigi Novarese, beatificato lo scorso 11 maggio, ha inaugurato un nuovo modo di guardare il malato all'interno della Chiesa e della società. Per questo, alla celebrazione erano presenti molti esponenti del mondo politico e sociale. Questa figura di un grande innovatore, di una persona che è riuscito a mettere al centro il malato, la persona con handicap, come un protagonista e non come una persona da assistere o tanto peggio da mettere ai margini. E credo che questa capacità così straordinaria, direi un po' rivoluzionaria, di Monsignor Novarese sia in fondo il carattere di questa esperienza associativa che si è così diffusa e che ha fatto dei Centro Volontari della Sofferenza, dei Silenziosi Operai della Croce, forse diciamo così la punta di diamante del modo di vedere la pastorale del malato, la pastorale della persona in difficoltà da parte della Chiesa. Rappresenta la forza della speranza che suggerisce un orizzonte di senso anche quando il senso non sembra esserci o quando sembra che anche Dio sia un po' accanito, no? Contro di noi. Invece Monsignor Novarese ha mostrato come davvero il dolore e la sofferenza sono, con questa espressione bellissima, ostensorio della passione di Cristo. Come politico mi aiuta a capire che la politica deve dare risposte positive alla salute dei pazienti, dei cittadini e deve aiutare i malati in ogni circostanza della loro vita a voler vivere. A noi tocca alleviare il più possibile la sofferenza dei pazienti perché mai nessuno dica che vuole morire e mai nessuno debba formulare un pensiero di eutanasia perché si è sentito solo, trascurato dalle istituzioni, trascurato dalle famiglie, trascurato da quello che dovrebbe essere l'impegno di una politica nei loro confronti.